Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Prima di conoscere il nostro ospite di questa sera, guardiamo insieme il sommario della puntata. Come vedete dalla grafica, ci occuperemo insieme all'assessore del Municipio 3, Luca Costamagna, della ripartenza della città in estate e zona gialla, del settore cultura e dei cambiamenti nel Municipio. A seguire le voci del marciapiede della Social Street Benedetto Marcello con la voce di Nadia Zoller. Do il buonasera a lei, assessore, grazie per essere Grazie. qui con noi. Buonasera. Adesso, come sa, prima di iniziare dobbiamo sottoporla sempre al nostro quiz. Speriamo che sia il più difficile possibile, però per metterla un po' alla prova, perché Molto altrimenti è bene. troppo semplice. Ma andiamo subito alla domanda di oggi, con la quale chiediamo, mandiamo dalla regia la grafica, quale di queste stazioni presenti nel Municipio 3 ha più binari? Da Teo, B. Lambrate, C. Porta Venezia. Porta Venezia? Vediamo se la risposta è esatta. Purtroppo no, questa volta è sbagliata, perché sia Porta Venezia che Da Teo hanno due binari soltanto, mentre Lambrate ne ha 12. Però dai, Cominciamo male allora. cerchiamo di rifarci parlando dei temi di oggi. Esatto. Apriamo con la ripartenza della città, sembra un'idea positiva. Sì, è un tema molto importante perché la città lo chiede, come lo chiedono tutti i cittadini. La notizia del decreto di ieri ci aiuta ad avere uno sguardo un po' più concreto e più pragmatico. Ci vorrà gradualità, io non credo che la ripartenza della città avvenga come si accende o si spegne la luce, quindi da un vuoto improvvisamente a una presenza massiccia andrà anche gestita. La cosa che credo sia importante è quella di riprendere il documento dell'estate scorsa, che Milano è stata la prima città a lanciare, ovvero quello delle strategie di adattamento. Se è vero, come ci siamo detti tante volte, che dal Covid non possiamo far altro che imparare la lezione, credo che dobbiamo ripartire in modo veramente diverso, come quel documento che forse stiamo dimenticando chiedeva. Quindi più spazio pubblico, più socialità, più verde, più cura anche dell'ordinario. Io sono molto, molto diciamo attento a questo tema dell'ordinario perché Milano ha veramente bisogno di questo in questo momento. Certo, anche perché sicuramente poi l'estate amplifica un po' le tensioni dell'anno passato, i mesi estivi portano anche un po' a un volere Certo, di c'è ripartenza. molta insofferenza, ripeto, c'è anche molta voglia di partire, però c'è un anno che l'anno scorso non avevamo alle spalle, quindi ci sono molte più fatiche. Dobbiamo anche gestirle sapendo che molti quartieri della città, ma penso in particolare chiaramente a quelli del municipio, non sono più così differenti come erano 5 anni fa. Il Covid ha creato molta più omogeneità, purtroppo, proprio perché la fatica sociale ed economica che ha portato ha appunto realizzato in modo negativo questo tipo di omogeneità. E quindi, insomma, voi dal punto di vista del Municipio 3 avete anche, non so, o qualche suggerimento, o qualche idea, o qualche annuncio, insomma, per quello che saranno i mesi di riapertura? Ma innanzitutto noi do dobbiamo assolutamente dare un messaggio chiaro alle famiglie sul fatto che trascorrere l'estate a Milano non sarà una condanna. Molte famiglie fanno fatica a pensare all'estate, chiaramente non potranno andare in vacanza, purtroppo potranno farne molto meno di quelle degli anni passati per via appunto dei problemi economici. C'è un tema forte che è quello di fare le attività in sicurezza in estate. Questa è una cosa molto importante su cui già abbiamo lavorato l'anno scorso. Ma stiamo lavorando per creare fisicamente degli spazi che non ci sono in città. Quindi cosa vuol dire? Avere uno sguardo pragmatico sullo spazio pubblico e dire abbiamo bisogno di più spazio pubblico dove fare le attività in presenza, ma all'aperto, perché come sappiamo Certo. consentono una sicurezza maggiore. Sì, un modo di rivalutare un po' il modo proprio di vivere Ed è anche un l'attività. modo esatto di rivalutare il modo di vivere e di creare tanti piccoli luoghi dove poter fare in sicurezza le attività sociali di cui abbiamo un bisogno psicologico, di benessere proprio psicologico, ma anche un bisogno pratico, perché le famiglie hanno bisogno di respiro in questo momento. Certo, la ringrazio. Tra l'altro, adesso tocchiamo insieme un altro tema, quello del settore cultura, che è sicuramente è stato molto nominato perché è tra i più colpiti. Sì, beh, questo è un tema molto grande, vi ringrazio che lo volete toccare. Ci sono tantissime realtà culturali che si sono sentite trascurate. Quando parliamo di cultura non parliamo solo di associazionismo molto importante che fa parte della vita dei nostri quartieri, ma parliamo innanzitutto di lavoro, cioè
chi fa cultura fa lavoro, è il suo lavoro, è il proprio lavoro. Noi dobbiamo guardare a queste persone con due sguardi, uno sguardo che è quello di restituzione che loro devono avere verso la città, perché la città lo chiede, ma con uno sguardo diretto verso di loro, perché la città deve dare delle risposte al mondo del lavoro e della cultura. I teatri, abbiamo visto col decreto di ieri, potranno riaprire a determinate condizioni, anche i cinema. C'è una fatica però anche nel programmare, perché chiaramente dire che si può riaprire non vuol dire che si riapre domani, perché la programmazione è necessaria, visto che il momento è veramente precario, ma dobbiamo dare delle risposte a questo settore. Certo, anche perché forse il rischio un po' quello dell'ambito cultura è quello di imporre solo un punto di vista, no? Quello che di chi lo vive come un passatempo, come una gioia, come un momento di convivialità, invece bisogna proprio guardare dall'altra parte. Assolutamente sono d'accordo, il tempo libero è una cosa importante da tutelare, per cui ci sono tantissime associazioni che rendono viva Milano da tantissimi anni, indipendentemente dalla politica, per fortuna. Però la cultura è un'altra cosa, è una cosa a volte parallela, ma ripeto che ha una serie di contenuti di preparazione di qualità immensa. Io ho tenuto i contatti in questi mesi con i 5 teatri di zona, vogliamo ripartire con il progetto di zona teatrale per far tornare i ragazzi a teatro, ma ci sono tutte le altre attività, penso a quelle musicali, concerti nei cortili. Quindi vuol dire musica ma anche socialità, quindi una presenza nelle case. Perché? Perché molte case sono abitate da anziani. Nel nostro municipio la maggior parte dei cittadini sono persone che hanno più di 70 anni, quindi assolutamente considerate categorie a rischio anche per il tema, certo, Covid. Per cui ripartire con la cultura vuol dire anche direttamente ripartire con una socialità controllata, graduale, ma necessaria. Sì, assolutamente, è proprio esatto, in questi termini è il tema che forse più permette di guardare dai punti di vista che ci sono appunto nella prospettiva, non solo lavoro ma anche vita in entrambi i casi. Assolutamente. Tra l'altro, come sa, noi abbiamo un intermezzo che è quello della top 5, che ci permette un po' di conoscere la città, la società milanese, e oggi ci teniamo molto vicini a quello che è il tema cultura, perché parliamo di arte. Sì. La domanda, insomma, della nostra top 5, il nostro tema principale, mandiamo subito la grafica così tutti lo possono guardare, è il seguente: le statue che non penseresti mai di trovare tra le guglie del Duomo di Milano. Allora, è un tema piuttosto esteso, ci vorrebbe qualche storico dell'arte per approfondirlo meglio, però noi portiamo un po' qualche chicca. Partiamo subito. Alla posizione numero 5 abbiamo Arturo Toscanini, sicuramente noto a tutti, direttore d'orchestra. Ma guardiamo alla posizione numero 4. Questa è molto interessante, Benito Mussolini. Non molti sanno della presenza della statua, che però pare essere stata camuffata con un turbante e una barba, aggiunti però successivamente. Alla posizione numero 3 abbiamo due pugili, nello specifico Primo Carnera ed Emilio Spalla, attività 1920-1930. Alla posizione numero 2, Napoleone in catene. Anche qui piccola precisazione, nato per essere posto fuori, ma in realtà si trova all'interno del Museo del Duomo. Però è il momento della prima posizione, quella un po' più cruciale, interessante, ed è la Statua della Libertà. Allora, noi l'abbiamo chiamata così, in realtà è il nome con cui è più conosciuta per il rapporto che avrebbe con quello originale di Auguste Bertoldi, perché l'originale sarebbe la nostra legge nuova del 1810. In realtà poi da qui potrebbe aver preso ispirazione l'autore che ha prodotto quella del 1886. Lei, assessore, le sapeva? Aveva idea? No, sono sincero, no, e credo che oggi sto imparando moltissime cose dai binari della stazione, esatto, Andrate a queste. È un modo per mettervi anche alla prova, perché dopo oggi possiamo andare tutti a guardare quella che è la nostra legge nuova, la Statua della Libertà originale. Effettivamente la somiglianza è molto visibile. A Milano perché sulle statue devo dire che ha molto da riscoprire. Proprio in questi mesi ne approfitto per dire che, a proposito di cura dell'ordinario, stanno effettuandosi diverse manutenzioni sulle statue che ci sono sparse nella città. Credo che una cosa che mi piacerebbe che Milano adottasse molto di più è la cura dei giardini pubblici, quelli che ufficialmente sono i giardini Montanelli,
proprio perché è un giardino che ha tante statue che vanno un attimo riscoperte e valorizzate. Certo, anche perché una cosa che abbiamo un tema un po' ricorrente, ecco, quindi che sta a cuore in generale alla città di Milano, è questo, cioè quello spazio aperto che noi abbiamo riconosciuto nuovamente adesso come fondamentale e spesso anche uno spazio d'arte. Assolutamente. E tra l'altro noi abbiamo avuto ospiti a Milano News delle associazioni che si occupano, magari anche a volte talvolta individuali, di fare dei giri, no? E questo può essere un modo anche sportivo di visitare la città a piedi o in bicicletta, certo, per guardare alle bellezze che ci sono, per conoscerla meglio. Assolutamente, sarà anche una delle prime attività con cui il Municipio 3 ripartirà, proprio perché della visita e dello sguardo della bellezza credo che ne abbiamo tutti bisogno dopo tanti mesi di fatica e di essere stati chiusi in casa. E ripeto, come dicevo prima, camminare è un'attività non solo che fa bene al corpo, in questo caso anche allo spirito, appunto guardando le bellezze culturali, ma è anche garantisce una sicurezza con le normative imposte giustamente dalla assolutamente pandemia. E in un certo modo ci permette anche di conoscere meglio il territorio, che vuol dire anche imparare a rispettarlo. Assolutamente. Così cogliamo anche l'occasione per parlare di rispetto del territorio, che è sempre fondamentale dal punto di vista ambientale. Adesso però le lascio nuovamente la parola, perché vogliamo parlare di quelli che sono i cambiamenti nel municipio visti gli ultimi mesi del mandato, però lascio la parola a lei. Sì, grazie. Proprio qualche giorno fa, domenica scorsa, abbiamo inaugurato Piazza Piola, in particolare i giardini all'interno di Piazza Piola, che sono stati già intitolati un anno fa a Teresa Pomodoro. L'intervento che ha riguardato il rifacimento di Piazza Piola è un intervento molto importante che, voglio dire, credo possa interessare tutti i cittadini di Milano. Quando uno andava in Piazza Piola, diciamo, non si preoccupava neanche di guardare quello che c'era all'interno, ma fare solo la rotatoria, perché all'interno vi erano solo due aree cani. Adesso questa piazza è diventata un luogo vivibile con la cultura, e a proposito di monumenti di cui abbiamo parlato poco fa, proprio con delle sculture molto molto belle su cui non voglio entrare nel merito, proprio perché spero che tanti cittadini possano entrarvi. Accanto a queste c'è già molto più verde, ci sono 21 ciliegi, proprio perché l'idea che noi abbiamo è quella di non solo aumentare lo spazio pubblico fruibile, ma aumentarlo nella bellezza. Questo è un tema cruciale, perché la pandemia ci ha appunto reso più chiari quelli che sono dei bisogni, quindi non solo il bisogno di spazio, ma anche il bisogno di bellezza e di ispirazione. Questa piazza si inserisce in un ambito più grande di valorizzazione dello spazio pubblico e delle piazze. Abbiamo Piazza Gobetti, che è stata vincitrice del bilancio partecipativo dell'edizione 17-18, i cui cantieri sono praticamente in fase di avvio, e abbiamo anche altre piazze, come penso quella dell'Ortica, quindi in estrema, diciamo, periferia, come si potrebbe dire, del municipio, in un luogo fondamentale, perché siamo di fronte a un santuario bellissimo, meta e crocevia di tantissime passeggiate culturali, come dicevamo, ma anche di fronte alla mitica Balera dell'Ortica, che è un luogo che direi che tutti i milanesi storico, esatto, conoscono. Quindi il tema delle piazze, diciamo, ci permette di chiudere un mandato che si era avviato proprio con questo, diciamo, paradigma, quindi l'idea di uno spazio come recupero di uno spazio pubblico che prima vedevamo ma magari non vedevamo valorizzato. Credo che dobbiamo insistere su questo, sul tema delle auto. Anche qui ci sono molte volte dei fraintendimenti. Nessuno vuole fare guerra alle auto, ci sono in queste settimane le fasi di installazione, diciamo, di ufficializzazione dei sottoambiti, quindi delle famose strisce blu, cioè gratuiti, parcheggi gratuiti per i residenti, ma per chi non lo è residente si deve pagare la sua sosta. Ma questo vuol dire anche liberare certi spazi che magari non nascono come spazi fruibili e che non nascono come piazze, e renderli tali. Questo vuol dire, diciamo, valorizzare interventi di urbanistica tattica? Non necessariamente. Credo che molto si possa fare anche semplicemente, appunto, togliendo le auto e restituendo, penso a Piazza Leonardo da Vinci, che fino al 2013 era invasa dalle auto, uno sguardo di bellezza nuova, e anche un tempo in cui il cittadino possa dire: forse così mi piace un po' di più. Certo, anche perché tra l'altro parlare di bellezza mi viene in mente che attira molto le persone, quindi è un tema sicuramente molto caro.
cambiamenti possono essere difficili, bisogna un po' adattarsi, capire anche come vivere nuovamente uno spazio, però con l'inaugurazione del giardino sono usciti molti articoli che l'hanno chiamato appunto il giardino zen, sì. Perché l'idea a cui rimando è proprio quello. Insomma. Esatto, proprio perché secondo me non dobbiamo mai avere uno sguardo settario, diciamo monotematico su un tema, ma uno sguardo interdisciplinare e dire bene, questo non è un intervento urbanistico, questo è un intervento urbanistico, culturale e anche di benessere. Quindi una politica d'insieme che è uno sguardo che deve assolutamente essere sottolineato almeno nel programma di centrosinistra del prossimo mandato, con un'attenzione, ripeto, specifica all'ordinario. I cittadini ci chiedono questo, una cura dell'ordinario, accanto a dei progetti che hanno a volte anche dei tempi molto lunghi e spesso troppo lunghi, ma nel frattempo dobbiamo avere cura dei nostri quartieri in modo concreto. E nelle prossime settimane, a proposito, ci saranno molti interventi di alcune associazioni che abbiamo messo insieme in rete, proprio per fare tutte quelle attività che un po' diversi municipi fanno di cura dei giardini, di cura dei cortili, degli spazi pubblici, delle vie, con una cifra molto importante che voglio sottolineare, che è quella della intergenerazionalità, cioè volontari non solo anziani, non solo adulti, ma anche giovani. Quindi un'attività che comprenda tutte queste fasce e non che siano sempre attività di quel singolo comitato che inevitabilmente ha una sua età perché è composto da quelle persone, perché ha una sua storia, ma uno prendersi cura della città insieme, con età diverse. Questo credo che sia molto importante. Assolutamente, molto anche interessante dirlo così, perché abbiamo parlato non solo di scambio tra saperi, quindi modo di guardare le cose da più punti di vista, ma anche tra età e persone, perché poi cioè, la città si passa insomma da generazione a generazione, quindi vuol dire anche conoscersi, imparare un po' l'uno dall'altro. Sì, esatto, imparare uno dall'altro è proprio vero, proprio perché se la città è solo, come dire, la raccolta, le risposte che deve dare l'istituzione alla città sono solo la raccolta di istanze, quindi ricevo quell'istanza e faccio quella cosa, ricevo quell'altra istanza e faccio quell'intervento, noi siamo dei meri esecutori. Credo che la politica debba invece essere capace a volte di unire, ma soprattutto di condurre. E quando sui giardinetti, che ognuno di noi ha sempre il problema del giardinetto perché va a vivere quel giardinetto per n motivi, si scontra con l'esigenza dell'altro, se invece l'attività di cura di quel giardinetto è fatta insieme all'altro, magari non sarà convinto delle ragioni dell'altro, però le capirà sicuramente meglio, perché l'attività fisica di quella prendersi cura sarà fatta insieme. Ecco, insieme di nuovo una parola che tornerà adesso nel video che mandiamo, perché come sa appunto abbiamo le nostre voci del marciapiede con la Social City Benedetto Marcello, che le propone insomma una domanda, poi guardiamo il video e dopodiché a lei la risposta. Buongiorno, sono Nadia Zoller, sono l'amministratrice insieme ad altre ragazze della Social Street di zona, Benedetto Marcello Social Street, e come obiettivo della Social Street c'è la socializzazione e la creazione di attività legate al buon vicinato e al voler rendere partecipi i vicini, ma anche chi viene da fuori quartiere, alla vita e a quello che si svolge nel quartiere. Anche a rendersi disponibili ad aiutare chi ne ha più bisogno attraverso la socialità. Quello che vorremmo chiedere al Municipio 3 cosa hanno intenzione di fare rispetto al mercato di Benedetto Marcello, perché ci sono varie anime del quartiere. C'è chi questo mercato non lo vorrebbe, mentre dal nostro punto di vista il mercato è una risorsa, andrebbe ripensato, riorganizzato meglio e soprattutto ripensato il parterre che lo ospita, che attualmente è ad uso parcheggio. Noi sappiamo che ci sono dei piani del comune per riqualificare
quell'area che l'anno scorso è stata solo manutenuta e che comunque già questa manutenzione ha migliorato la situazione un po' selvaggia che c'era precedentemente, ma non ha risolto alcuni problemi della zona, che probabilmente non si risolveranno lo stesso, ma se ci fosse un intervento magari di progettazione partecipata, che è quello che noi ci auspichiamo, rispetto a quello che verrà proposto alle persone e alla zona come riqualificazione di quell'area, sarebbe sicuramente un intervento accolto da tutti e che tutti in qualche modo aspettano da molto tempo. Noi siamo disponibili a partecipare nel caso si venisse accolta questa idea di fare un processo di progettazione partecipata per coinvolgere i cittadini. Siamo disponibili a raccogliere le opinioni, le istanze e a portarle nei tavoli di confronto con il municipio. Vorremmo che oltre alla zona dell'area del mercato fossero ripensate anche le vie limitrofe, creando un progetto unitario che coinvolga l'area della stazione con l'area di Morgagni, che attualmente è sicuramente molto più organizzata, strutturata e vivibile di quanto non sia per alcuni versi la nostra zona. Allora lasciamo, dopo aver visto questo video, la risposta a lei, Assessore Costamagna. Beh, il video pone delle domande importanti. L'attività della Social Street e di altre realtà su Benedetto Marcello sono attività che sicuramente noi guardiamo con simpatia, perché se non ci fossero renderebbero l'area più difficile. Come è stato ricordato, però, l'intervento dell'estate scorsa è stato un intervento importante, non risolutivo, che però viene da, credo, 20-25 anni di mancati interventi, per cui diciamo quello che è stato ha migliorato sicuramente l'esistente. Credo che la soluzione sia di usare il parterre di Benedetto Marcello con, diciamo, degli usi temporanei, come parzialmente stiamo provando a fare con questa situazione molto difficile e precaria, quindi con attività diverse. Come dicevo prima, questo vuol dire non avere le auto lì, sapendo però che ci sono ad esempio le esigenze del mercato e sapendo anche che molti residenti, come veniva detto, non lo vogliono esattamente lì. Quindi su questo punto credo che dobbiamo lavorare per, diciamo, allungare il mercato e traslarlo progressivamente verso via Ponchielli e le vie limitrofe, con tutto quello che ne consente sul tema mobilità. In sostanza non è un problema semplice da risolvere, ma ci dobbiamo lavorare e ci stiamo lavorando. Bene, la ringrazio, speriamo che anche i nostri amici di Benedetto Marcello siano soddisfatti. La risposta è stata sicuramente chiara, quindi vi invitiamo a partecipare, anzi magari proporre, insomma. Assolutamente. Così ci sarà di nuovo quello scambio di cui parlavamo prima. Bene, vi ringrazio molto. Grazie, la ringrazio, anzi la saluto, perché la nostra puntata è finita qui, quindi grazie per tutte le informazioni sicuramente molto utili e approfondite. Grazie. Per noi anche è arrivato il momento di salutarci, perché la puntata è terminata, però come ogni settimana ci vediamo martedì e giovedì alle 19:30 qui su Facebook. Grazie.